Un nuovo incontro con il sindaco Anna Maria Casini e con l'assessore Sinibaldi per trovare una soluzione per rientrare immediatamente a Sulmona e una mobilitazione da organizzare coinvolgendo genitori e studenti dei ragionieri e geometri. E quanto è venuto fuori dalla lunga e animata assemblea del comitato degli ex docenti del Delino Morandi, tornati alla ribalta per la riapertura della storica scuola di Via D'Andrea. Ma ieri all'incontro c'erano anche i docenti in servizio, gli ex studenti e quelli attuali. Se da un lato si grida allo scandalo per il tempo che passa, l'edificio scolastico che resta chiuso, dall'altro si cercano soluzioni per accorciare il più possibile i tempi di permanenza all'ITIS di Prato La Peligna, che ospita da ottobre 2014 la popolazione scolastica del Delino Morandi. Si devono mobilitare gli insegnanti. Stiamo facendo una confusione che non finisce mai. Non si può più ragionare. La soluzione è questa: vogliamo riportare la scuola a Sulmona non perché è più vicina, perché è più comoda, ma perché è un sito culturale per la storia di Sulmona. Non più convinto che la convenzione fra provincia dell'Aquila e Provveditorato alle opere pubbliche risolvi il problema, il comitato chiede soluzioni immediate agli amministratori. L'argomento potrebbe essere al centro anche di una prossima conferenza di capigruppo, dal momento che le consigliere comunali Roberta Salvati e Elisabetta Bianchi, presenti all'assemblea, chiederanno una riunione ad hoc al presidente del consiglio Katia Di Marzio. Franco D'Amico, ideatore del comitato. Si fa una mobilitazione sicuramente. La città, tutte le forze politiche, commercianti, un po' tutti quanti, tutti i settori, e famiglie, ragazzi, giovani, ragazzi, alunni, tutti quanti. Io mi sento di invitare tutta la cittadinanza, soprattutto il sindaco, il consiglio comunale, ma anche il consiglio provinciale, affinché i tempi si assottiglino il più possibile per ritornare, per riportare la struttura al luogo a cui appartiene e quindi ridare anche ai cittadini sulmonesi che non frequentano la scuola un pezzo della loro identità. Parte dunque il pressing agli amministratori di Palazzo San Francesco. Il comitato vuole andare fino in fondo.